La tornata elettorale di domani e lunedì prevede anche il rinnovo delle amministrazioni in 20 comuni della provincia salernitana, una consultazione che interesserà circa 178.000 elettori. Lo spoglio delle comunali prenderà il via martedì mattina alle ore 8 e in quella giornata si prevede che per almeno 17 dei 20 centri al voto si conoscerà il nome del sindaco. Sono i cosiddetti comuni minori, dove vince la sfida chi conquista anche un solo voto in più rispetto agli avversari, come ad esempio Ispani, Laurino, Montecorvino Rovella, Pertosa, Pollica, Positano, Postiglione, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, Sassano, Torraca e Pertosa. Tra questi il più piccolo risulta essere proprio quest'ultimo, con solo 691 elettori. Ma l'esiguo numero di chiamati al voto non è l'unica particolarità che differenzia Pertosa dagli altri 19 comuni alle urne. La campagna elettorale del piccolo comune, guidato dal sindaco uscente e ricandidato Michele Caggiano, è stata alquanto anomala, considerando che a contendersi l'elezione alla carica di sindaco saranno due liste quasi non antagoniste. Una è l'Ulivo per Pertosa, guidata appunto dal sindaco Caggiano, e l'altra è per Pertosa, che ha come capolista Antonio Cafaro. I due contendenti infatti hanno fatto in modo da creare due liste per evitare la corsa di un solo candidato e il rischio che non si raggiungesse il quorum di votanti. Tuttavia il sindaco Caggiano ha già annunciato che il futuro consiglio comunale sarà formato da un'unica grande maggioranza con 12 esponenti scelti tra le due liste ed ogni consigliere avrà una delega. Non si respira la stessa armonia invece a Sassano, dove la sfida fra i quattro candidati ha assunto spesso toni aspri. A contendersi la poltrona di primo cittadino saranno l'ex parlamentare dei Verdi Tommaso Pellegrino, l'ex assessore provinciale Gaetano Arenare, il presidente dell'associazione imprenditori Vallo di Diano Valentino Di Brizzi e il medico di base Vincenzo Cammarano. Sfida inesistente invece a Pollica, dove Angelo Vassallo, in qualità di unico candidato, può ritenersi di fatto già sindaco. Per la sua elezione infatti basterà che alle urne ci vada il 50% degli elettori più uno.